Have a nice week. Lucetti. C'era questo evento a cui partecipavo praticamente ogni anno e ogni volta che ci finivo dentro mi sentivo fuori luogo, come se, anzi, la sensazione era proprio quella di voler scappare a gambe levate, di volermi rinchiudere in camera e non parlare con nessuno. E naturalmente a fine evento cominciava il grande festival del rimorso, per cui cominciavo a mangiarmi le mani per il fatto di non averlo vissuto a pieno. Per un sacco di tempo non sono veramente riuscita a capire cosa stesse succedendo, sapevo solo che sentivo una serie di emozioni contrastanti che continuavano a colpirmi e ad affondarmi e che mi impedivano di vivere a pieno l'opportunità che mi si era presentata. Da un lato pensavo, oh, vi prego accoglietemi in questa tribù, e dall'altra però il mio ego diceva, ah, ti posso dire io Ceci perché ti senti a disagio, perché tu sei superiore a tutti questi personaggi, sei molto molto migliore, ovvio che ti senti fuori luogo. Questo era il mio ego che cercava di giustificare il perché mi sentivo completamente a disagio. Poi tutto ha acquisito un senso. Era semplicemente invidia. Ero invidiosa del successo di tutte le persone che mi circondavano e continuavo a pensare, ah, se solo potessi essere la metà di uno di loro. E naturalmente questo mi portava a perseverare in una forma continua di confronto distruttivo. Ma visto che non riuscivo a sbarazzarmi dell'invidia, invece di cercare di eliminarla, ho deciso che era il caso di farmela amica. E così le ho offerto una tazza di tè e da quel momento tutto è cambiato. Ecco allora le tre cose che faccio, o che cerco di fare sempre, quando comincio a provare un pochino di invidia o gelosia nei confronti di qualcuno. Primo, evito di paragonare l'inizio del mio viaggio alla metà o alla fine del viaggio di qualcun altro. Durante uno di questi eventi, ricordo di aver cominciato a parlare con un ragazzo giovanissimo che condivideva con me una serie di successi che aveva raggiunto, aveva soltanto 26 anni e io pensavo dentro di me, oddio, mi sento così piccola a confronto. Poi però, parlando del più e del meno, ha condiviso con me che aveva cominciato i suoi progetti online all'età di 16 anni. E quindi mi sono guardata dentro e ho detto, caspita, io a 16 anni non sapevo neanche accendere un computer, lasciamo perdere creare qualunque tipologia di progetto online. E ho cominciato di fatto a pensare a crearmi qualcosa online 10 anni dopo almeno. E lì ho capito che forse dovevo darmi un pochino più di credito. Secondo, quando l'invidia colpisce, provo ad utilizzarla come una sorta di bussola. In fin dei conti, forse mi sta semplicemente mostrando quello che più desidero realizzare nella mia vita. Magari invidi una coppia di amici e vorresti avere il loro tipo di relazione e pensi, ah, se solo potessi essere come loro. Invece prova ad utilizzarlo come un segno di quello a cui aspiri e poi comincia ad intraprendere dei piccoli passettini verso quella direzione. Il che mi porta al terzo e ultimo punto. Ogni volta che l'invidia colpisce, provo ad utilizzarla come benzina o diesel per alimentare la mia motivazione. In fin dei conti, se da un punto di vista intellettivo l'invidia ci può indicare la direzione da seguire, da un punto di vista emozionale ci può proprio dare la carica giusta per intraprendere il percorso che abbiamo in mente. E sappiamo benissimo che noi invidiamo qualcosa agli altri e gli altri invidieranno sempre qualcosa a noi. Ognuno di noi è bravo in qualcosa o è estremamente brillante in qualcos'altro. Possiamo sempre imparare reciprocamente l'uno dall'altro. Se la persona che invidi è una persona che conosci, allora chiedile di darti una mano. Chiedile umilmente, ok, questa è un'area della mia vita su cui davvero avrei bisogno di qualche spunto. Sarà al 100% una garanzia che non ti dirà di no. E se invece non è una persona che conosci, leggi la sua storia, leggi la sua biografia, cerca di capire quello che ha fatto e come puoi farlo anche tu. Ed è arrivata come sempre la parte più bella dei nostri Ceci Weekly. Condividi nei commenti qui sotto nei confronti di chi hai provato un pizzico di invidia ultimamente e cosa pensi che quell'invidia potrebbe significare. Non vedo l'ora di leggerti nei commenti qui sotto, perché come sempre non c'è modo migliore di crescere che farlo insieme. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale.
Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce.